Sì, del Consiglio Comunale di Chieti, riunito nella sala della provincia in presenza al bilancio, al piano triennale delle opere pubbliche e Dubba. All'ordine del giorno c'era anche il bilancio della deputazione teatrale del Marucino che ha avuto il via libera dell'assise, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Io ho potuto constatare all'interno del Consiglio Comunale, ovviamente sia da parte della maggioranza ma anche della minoranza, una necessità, quella di andare avanti. Il DUP e il bilancio previsionale erano dei passi importantissimi e inequivocabilmente necessari per poter fare una programmazione. Diciamo per gli anni a venire, e ho notato con piacere che nonostante diciamo, le puntualizzazioni e le argomentazioni della minoranza, il senso era politico, era quello di dare respiro alla città di Chieti. I punti essenziali di questo bilancio, i capitoli essenziali. Ma guardi, uno dei capitoli essenziali è quello del portare a termine le grandi opere che diciamo sono in procinto, cioè non in procinto, che sono in continuazione d'opera, che ci sono state, di cui abbiamo preso il testimone dalla precedente amministrazione e che, come la buona politica vuole, devono essere portate a termine da chi prende appunto il posto della precedente amministrazione. E noi vogliamo fare questo, nella continuità della buona politica, fare il bene della nostra città.